quel gruppo di compagni lavoratori che hanno messo in piedi un presidio davanti alla porta 2 di Mirafiori. Questi lavoratori hanno messo in piedi questo presidio a prezzo di grandi sacrifici, stando lì anche di notte in una tenda, e lo hanno fatto per un motivo molto semplice. Lo hanno fatto perché intendono difendere il loro posto di lavoro, lo hanno fatto perché non credono alle bugie di Marchionne, e lo hanno fatto per contestare un sistema infame che sta producendo la chiusura della fabbrica, delle fabbriche in Italia, e la perdita di milioni di posti di lavoro. Questi lavoratori hanno capito l'inganno. Marchionne ha fatto calare le braghe, tra virgolette, i sindacati amici, dicendo poi che avrebbe mantenuto i posti di lavoro. La verità è un'altra. Termini Imerese ha chiuso, la Airbus di Avellino ha chiuso, Mirafiori non si sa che destino avrà. Per il momento è solo cassa integrazione. Una cassa integrazione, inoltre, che è discriminatoria, e cioè la Fiat usa gli ammortizzatori sociali, usa i soldi pubblici che sono in gran parte pagati dai lavoratori dipendenti, perché in questo paese gli unici a pagare le tasse sono proprio loro, sono proprio i lavoratori dipendenti, che sono martoriati due volte. Questa azienda usa la cassa integrazione in modo discriminatorio. Ci sono lavoratori che ogni tanto lavoricchiano, ci sono lavoratori invece che non lavorano mai perché sono sgraditi all'azienda, perché il piano Marchionne prevede che all'interno della fabbrica ci sia una legge a senso unico, ci sia la sua legge. Marchionne pensa di essere oltre le regole, oltre le leggi, rappresenta oggi il padrone con la P maiuscola. Questi lavoratori fanno sacrifici enormi per arrivare a fine mese e stanno cercando di sensibilizzare tutti quanti, anche voi che siete qui oggi a fare la spesa e vi rendete conto di quanto costa fare la spesa oggi. Questi lavoratori vogliono sensibilizzare sul fatto che non c'è più nessuno al sicuro, perché questa cosiddetta crisi, che è una crisi di sistema, colpirà tutti prima o poi. Guardate che la Grecia non è molto lontana dall'Italia, e non lo dico in senso geografico, lo dico anche per le condizioni. In quel paese abbiamo visto in piazza urlare la loro rabbia non i ragazzotti con il passamontagna in testa, abbiamo visto gente di 50 anni, di 60 anni che è rimasta senza lo stipendio e non sa più cosa portare in tavola a casa i loro figli. Ed è questo che si prevede anche per l'Italia. Guardate che con la globalizzazione il meccanismo è infame e non finirà mai. Se i padroni hanno la possibilità di sfruttare il ricatto, di dire io vado via di qua perché qua il costo del lavoro è troppo alto, il giochetto non finirà mai. Infatti ci hanno messo in contrapposizione tra italiani negli stabilimenti del sud e quelli del nord, e alla fine qual è stata? Stanno chiudendo un po' dappertutto. Ci hanno messo in contrapposizione con i lavoratori polacchi perché costano la metà di quelli italiani, e il risultato sapete qual è stato? Che i lavoratori polacchi si stanno rendendo conto che costano meno dei cinesi. Il meccanismo è infernale, bisogna bloccarlo. Siamo qui per sensibilizzare l'opinione pubblica, siamo qui in questo quartiere operaio per denunciare questo stato di cose. Questi lavoratori sono qui, sono gli stessi che oggi sono partiti dal presidio, ed è un presidio che cercheremo di mantenere in piedi finché ce la facciamo. Ma abbiamo bisogno dell'appoggio di tutti, che non è un appoggio solamente ideologico, deve essere un appoggio concreto. Abbiamo bisogno di sensibilizzare gli altri lavoratori che oggi magari non hanno compreso in quale meccanismo ci hanno cacciato tutti quanti. Guardate che fino a qualche tempo fa, quando si chiudeva Termini Imerese a Mirafiori, molti si sentivano tranquilli perché dicevano che a Termini Imerese c'erano condizioni particolari, che a Termini Imerese c'erano costi aggiuntivi. Ebbene, oggi Mirafiori è quasi chiusa, lo ripeto, lavorano solo in pochi, e quei pochi sono soltanto coloro che sono disposti a chinare il capo di fronte al padrone. Non gli basterà mai, sono 20 anni che andiamo avanti così, dall'inizio dell'eliminazione della scala mobile, per passare al taglio delle pensioni, per passare al precariato inserito nelle fabbriche. Il precariato in fondo che cos'è? È un ricatto occupazionale. Tu prendi un giovane, lo schiaffi in una linea di montaggio, gli dici cosa deve fare, gli chiedi di non protestare mai, gli chiedi di non rivendicare i diritti, e questo lavoratore sotto ricatto dice sempre di sì, anche quando vorrebbe dire no.
Ebbene, non gli è bastato neanche questo. Marchionne ha fatto in modo di rendere precari tutti i lavoratori della sua azienda. E questo non è giusto. E questo deve far riflettere sulla fine che possiamo fare tutti quanti. Per cui siamo venuti qua a sensibilizzare anche voi e cercare di far comprendere a tutti che il momento è veramente duro. In fondo cosa chiedono i lavoratori di Mirafiori? Chiedono di lavorare, ma chiedono di lavorare avendo dei diritti. E chiedere troppo? Qualcuno ha detto tempo fa che la civiltà di un paese si misura con il benessere dei lavoratori di questo paese. E cioè, se i lavoratori stanno bene, parliamo di un paese civile. Se i lavoratori stanno male, non si parla più di un paese civile. E l'Italia, secondo voi, si avvicina più a un paese civile o a un paese incivile? I lavoratori di questo paese stanno bene o stanno male? Al di là delle chiacchiere di tutti, al di là delle chiacchiere dei sindacati che per 20 anni hanno fatto politiche concertative facendo perdere i diritti ai lavoratori, al di là delle chiacchiere dei politici che a loro volta dicono di voler fare il bene dei lavoratori, alle chiacchiere anche degli industriali, perché guardate anche loro cominciano a dire che bisogna parlare per il bene dei lavoratori. In questo paese tutti parlano bene dei lavoratori, ma i lavoratori a noi non pare che stiano molto bene. I lavoratori che sono qui oggi sono qui per testimoniare questo. Sono lavoratori che sono in cassa integrazione da mesi. Sono lavoratori che portano a casa 700-800 euro al mese. E prima o poi ci verranno a dire che finiranno anche i soldi degli ammortizzatori sociali. Cosa succederà allora, quando non ci sarà più neanche la briciola della cassa integrazione? Tutto ciò, tutto questo sacrificio, tutta questa disperazione per mantenere le ricchezze di banchieri, industriali e faccendieri vari. Non è più un paese civile. Nel 2009, anno di profonda crisi, abbiamo saputo che Marchionne, mentre buttava gli operai fuori dalle fabbriche, si è portato a casa 38 milioni di euro. 38 milioni di euro come stipendio di amministratore delegato e monumenti vari e azioni. È una cosa profondamente ingiusta, cari cittadini. Dobbiamo fare qualcosa per fermare la deriva, perché lo ripeto, se andiamo avanti così finiremo come la Grecia e avremo poco da discutere poi. Bravo, bravo.